Poker interno, terza affermazione consecutiva e secondo posto da sola per la polisportiva Carso della coppia Calandrini e Cosimi, che viaggia a meno 5 dalla Vissezze, capolista del girone E under 17 regionali. Polisportiva con un più 3 di vantaggio sull'NF Arde, ha sconfitto. Prima occasione proprio per Gusta al minuto numero 8 della prima frazione di gioco, poi Capossi serve l'assist sempre per il numero 20 della formazione padrona di casa, che trova il gol dopo essere andato a segno anche con l'under 16 contro la Procalcio d'Orsapienza. 1-0 per la polisportiva Carso, che qualche istante più tardi trova un'altra incursione in area di rigore, questa volta con Famà che lancia il proprio compagno, poi la conclusione termina alta sopra la traversa. È proprio da un calcio di punizione che arriva la successiva conclusione da parte della formazione padrona di casa, palla che termina anch'essa oltre il fondo. Calcio di punizione con il sinistro da parte di Famà, poi va Fanti a cercare la conclusione, palla alta sopra la traversa. Il match ha una svolta al minuto 1:35 della prima frazione di gioco, in seguito ad un fallo proprio del numero 10 dei padroni di casa. Viene espulso invece il numero 2 della formazione ospite per proteste, poi Città di Formia che si rende pericoloso con questa incursione in area di rigore, palla che termina alta sopra traversa. Poco più tardi palo da parte della polisportiva Carso, che va vicinissima al raddoppio. Il match ha un'altra svolta al minuto numero 49 della prima frazione di gioco con il fallo in area di rigore, calcio di rigore che Biscione riesce ad intuire e a parare sventando la minaccia. Passato lo spavento per la polisportiva Carso, diventa tutto più facile nel secondo tempo. Occasione che arriva al minuto numero 4 della seconda frazione con Fanti, che non riesce a trovare il raddoppio, poi da calcio di punizione altra incursione in area di rigore e polisportiva che va vicina al raddoppio, altra occasione con Famà che lancia Chittaro, palla alta sopra la traversa. Il gol arriva in seguito ad un calcio d'angolo al minuto numero 14 con il portiere ospite che devia il pallone nella propria porta. 2-0 per la polisportiva Carso, che allora può chiudere il match qualche istante dopo con al 18° da calcio di munizioni di Famà il destro da parte di Gubinelli, che mette il pallone in rete per il tris momentaneo in favore dei Pontini. Tris che diventa poker con il gol da parte anche di Filippo Ricci, che con il destro riesce a trovare il jolly. 4-0 per la polisportiva Carso, ultima occasione con il calcio di punizione da parte di Esposito, la girata di Chittaro alta sopra la traversa, poi triplice fischio del direttore di gara.